Buongiorno amici e benvenuti nel mio canale. Oggi vi presento un super piatto veloce di pesce. I tagliolini neri con polpo e scampi. Gli ingredienti li trovate nella descrizione oppure nel mio blog animaincucina.it. E iniziamo subito a preparare la nostra ricetta. Prima di tutto fate bollire il polpo, pulitelo e tagliatelo a rondelle di circa mezzo centimetro. Dopodiché in una padella versate l'olio extravergine d'oliva, aglio e cipolla, possibilmente tritato fine. Io ho usato l'olio extravergine di oliva di Olearia Ferlito e se vi può interessare vi lascerò il link nell'info box. Io mi trovo molto molto bene. Aggiungete i scampi dopo che avete inciso la coda e fatto rosolare per circa 30 secondi. Dopodiché aggiungete il polpo, fate rosolare per un minuto tutto insieme e aggiungete i pomodorini e il prezzemolo. Fate cuocere per circa 5 minuti a fiamma bassa finché i pomodorini si sono ben appassiti. Nel frattempo cuocete la pasta. Ricordo, per chi non è ancora iscritto in questo canale, vi invito di iscriversi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Sempre se vi fa piacere potete seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Anima in Cucina, e per tutte le ricette le trovate nel mio blog animaincucina.it. Aggiungete un paio di mestoli di brodo di pesce e in mancanza potete usare anche l'acqua della cottura. Fate cuocere ancora per un paio di minuti a fiamma bassa, dopodiché togliete gli scampi e scolate la pasta e aggiungetelo nel condimento. Mescolate bene con il pesce, possibilmente se potete anche saltarlo meglio ancora, finché la pasta assorbe tutto il sughetto e diventa bella cremosa. Aggiungete un po' di prezzemolo e servite bella calda. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa ricetta mettendo un like e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile. E con queste immagini vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao a tutti!